Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo della finanza alternativa per le piccole e medie imprese e ne parliamo con Maurizio Primanni, presidente e fondatore di Excellence, e con Alberto Gustavo Franceschini, presidente di Ambro Mobiliare. Benvenuti. Grazie. Di finanza alternativa se ne parlerà sempre di più nei prossimi, quest'anno che sta per venire e anche nei prossimi tempi, perché finanza alternativa sta diventando una forma di investimento conveniente, nel senso che con i tassi di interesse negativi la finanza alternativa diventa una valida appunto alternativa di investimento. Però anche dal punto di vista delle imprese, le imprese trovano adesso più fonti di finanziamento rispetto a quelle che c'erano 5 anni fa, che erano concentrate soprattutto sul sistema bancario. Quindi vediamo la situazione in Italia e come si stanno muovendo le aziende e quali possono essere gli interessi e soprattutto le forme di finanziamento per gli investitori. Sentiamo un po' gli scenari italiani, le imprese italiane che appunto trovano varie fonti di finanziamento adesso. Sì, diciamo che oggi, rispetto appunto, come diceva prima, a 5 anni fa, le imprese italiane, soprattutto quelle medio-piccole che hanno bisogno di capitale per crescere, riescono ad avere delle opportunità che 5 anni fa proprio assolutamente non erano disponibili e le trovano sia a livello di raccolta di capitale di rischio che a livello di anche raccolta di finanziamenti e fonti alternative di indebitamento. Chiaramente questo incide molto e sta incidendo molto dal punto di vista dell'imprenditore sulla sua capacità di essere trasparenti, di trasmettere nelle condizioni i suoi nuovi finanziatori di poter capire cos'è l'azienda, di vedere i numeri e anche di accettare come dire, delle forme di condizionamento. Giusto per parlare del capitale di rischio, noi abbiamo sempre avuto ormai da 20 anni a questa parte il mondo del private equity che ha finanziato attraverso aumenti di capitale le imprese di medio-piccole dimensioni. Però quello che è diventato molto più importante dal punto di vista dell'impresa che cerca dei soci di minoranza è il mercato borsistico. E in particolare Lime Italia, che è questo segmento del mercato di borsa italiana, che consente alle piccole e medie imprese di poter raccogliere capitali di rischio, chiaramente deve sottostare una serie diciamo, di regole che vanno dai bilanci certificati alla pubblicazione di notizie price sensitive, alla relazione semestrale, alla presenza in consiglio di un amministratore indipendente, quindi tutta una serie di elementi che devono mettere nelle condizioni l'investitore di poter capire di più di quello che è l'impresa e quindi valutare la bontà del progetto d'impresa e valutarne anche dal punto di vista economico il valore dell'azione che poi andrà a sottoscrivere o andrà a comprare sul mercato. Quindi questo è sicuramente uno strumento. L'altro sono tutte le forme di finanziamento delle start-up e delle scale-up, come si chiamano in gergo, che derivano dalle piattaforme di crowdfunding o dai business angels e poi dopo da questo mondo che gravita intorno al venture capital. E quindi è un mondo che è partito recentemente, però che sta dando, come dire, i primi segni di importanti operazioni con soddisfazione, ecco. Quindi un mondo partito recentemente che piace agli investitori, ci sono sempre più investitori che si stanno orientando verso queste forme di finanziamento alternative. Beh sì, perché dobbiamo tener conto che io vorrei partire da una ricerca recente della Commissione europea che dice che tra tutti i paesi europei l'Italia, secondo solo alla Grecia, è di fatto l'ultimo paese in termini di crescita della ricchezza investita da parte degli italiani. Allora, la nostra ricchezza finanziaria complessiva ammonta a circa 4.300 miliardi di tutte le famiglie italiane. Ecco, questa ricchezza nel tempo è cresciuta molto soprattutto in funzione della nostra capacità di risparmiare. Questa capacità di risparmiare negli ultimi anni, complice anche la crisi che stiamo vivendo, è messa a dura prova. Noi non risparmiamo più come un tempo, anzi oggi siamo tra gli ultimi paesi anche in termini di propensione al risparmio. Questo significa che questa ricchezza finanziaria, che è il nostro grande valore, nel futuro farà fatica a crescere se continuiamo ad investire così come stiamo investendo in questo momento. In questo momento come investiamo? Per la gran parte in liquidità o in titoli obbligazionari.
Allora, la liquidità sappiamo che è soggetta al fenomeno di erosione del valore dovuto all'inflazione. Ora, non abbiamo più i tassi di inflazione degli anni 80, però un'inflazione inerziale esiste e comunque mangia il valore del capitale. E anche i titoli obbligazionari, i titoli di Stato su cui tipicamente gli italiani investivano, oggi addirittura hanno dei tassi negativi. Se noi prendiamo il Bund tedesco, su tutte le possibili scadenze di investimento rimborsa un valore che è inferiore rispetto a quello che l'investitore ha investito al momento iniziale. Quindi vengono ad affermarsi queste forme di investimento alternative, appunto, questi prodotti di investimento nuovi, che hanno anche il grosso privilegio di andare a finanziare l'economia reale, cioè oltre a dare l'opportunità al piccolo risparmiatore di avere una possibilità di rendimento superiore, quindi di accrescere la ricchezza finanziaria nel tempo, danno anche la possibilità, attraverso il risparmio degli italiani, di andare a finanziare le buone aziende del nostro paese affinché diventino dimensionalmente più grandi. Quindi si possono trovare dei tassi di interesse interessanti in queste forme di raccolta di capitale di rischio. Ma diciamo che più che dei tassi di interesse si possono trovare delle buone opportunità di investimento e direi che il mercato borsistico là in Italia ha dato notevoli soddisfazioni. Quest'anno appunto si sono quotate 32 società raccogliendo cifre abbastanza importanti, chi ha raccolto 3 milioni, chi ne ha raccolti 25-30, quindi ha avuto come dire, grande ampiezza e grande elasticità di modalità di raccolta. E la maggior parte delle azioni che si sono quotate, anzi direi forse il 90%, sono tutte azioni il cui prezzo oggi è molto superiore rispetto al prezzo di quotazione. Quindi l'investitore ha potuto ottenere nell'arco di un anno rendimenti che vanno dal 30-40% anche al 250%, nonostante il famoso caso Bion, che ha, come dire, condizionato un po' il mercato e soprattutto l'immagine, poi in realtà è stato un condizionamento effimero perché ci si è resi conto che era un caso specifico e il mercato non ne ha risentito né dal punto di vista degli investitori che hanno continuato a sottoscrivere nuove emissioni, nuove quotazioni, né dal lato delle imprese che hanno continuato ad arrivare sull'AIM in maniera interessante con delle imprese di assoluto eccellenza tecnologica. Quindi, Ecco, se vediamo le altre forme di capitale, di raccolta di capitale di rischio, tipo il crowdfunding, ma l'equity allora, crowdfunding. direi che partendo diciamo, dalle imprese che decidono di nascere, no? L'imprenditore che decide di affrontare la sfida imprenditoriale non da solo con le sue forze, ma avvalendosi di raccolta di capitale presso terzi, sicuramente lasciando fuori il discorso delle cosiddette initial coin offering, che sono queste forme di raccolta attraverso criptovalute che oggi trovano in Italia pochissima riscontro, perché presentano degli aspetti anche fiscali molto poco chiari, mettiamola così. E il vero elemento di novità degli ultimi anni sono le piattaforme di crowdfunding. Le piattaforme di crowdfunding oggi consentono al piccolo imprenditore di mettere a disposizione del pubblico e degli investitori il suo piano industriale, il suo progetto di impresa, raccogliere capitale di rischio da 200 fino a qualche milione di euro e con quello partire, diciamo, con la sua iniziativa. Diciamo che oggi questo tipo di operazioni sono diventate interessanti perché ce ne sono state, come dire, di discreto livello. Ormai stiamo parlando, come dire, in 2 anni e mezzo circa di 40 milioni che sono stati raccolti attraverso piattaforme di crowdfunding con 12-13 campagne di crowdfunding, come si dice in gergo. Qualcuna di queste addirittura ha già fatto il passo successivo perché gli investitori che hanno sottoscritto nell'ambito del crowdfunding alcune categorie di azioni oggi si ritrovano ad essere azionisti di una società che si è quotata all'AIM. Caso esemplare è CleanBNB, dove chi ha investito attraverso le piattaforme di crowdfunding oggi si trova socio con un'importante plusvalenza di una società che è quotata all'AIM, in cui ci sono scambi giornalieri e quindi sicuramente è stato un progetto di successo e questo qui sta trascinando tanti altri progetti. E quindi il crowdfunding indubbiamente è un sistema molto interessante per raccogliere capitale proprio in sede di startup.
Altre forme, sempre come dire, vicine al crowdfunding, che forse vanno di più per progetti di impresa dove magari occorre un pochino più di capitali e magari anche qualche apporto in termini di sviluppo strategico, sono già le forme di venture capital o di business angels, dove è un mercato questo che è formato da specialisti che conoscono molto bene il mondo della tecnologia dell'imprenditore, in cui l'imprenditore vuole svilupparsi, quindi sono già degli investitori molto sofisticati e che però mettono sul tavolo importanti cifre, perché si va da qualche milione a qualche decina di milioni. Oggi il mondo dei business angel è formato da 200 soggetti in Italia che però hanno investito già una cinquantina di milioni di euro. Il mondo invece del venture capital ha già investito qualche centinaia di milioni di euro, chiaramente per dimensioni e per caratteristiche, diciamo, molto molto particolari. Salendo poi, ovviamente, abbiamo il mercato borsistico dell'AIM, così come i fondi di private equity che investono in quote di minoranza e allora, come dire, già parliamo di società che hanno bilanci di qualche anno, certificati, magari hanno già cominciano ad avere fanno evidenziano dell'utile e sono già disposti ad avere, come dire, una governance aperta al pubblico che ovviamente la piccola impresa appena nata non è in grado di poter avere. Quindi insomma in questi ultimi anni c'è stata un'ampia diversificazione. Sì, assolutamente. Oggi per l'azienda che voglia, come dire, aprirsi ad investimenti a capitale di rischio apportato da terzi investitori esistono numerose forme nuove di veicolazione di questi risparmi sotto forma di capitale di rischio verso l'impresa. E direi per fortuna, perché ce n'è un grande bisogno, nel senso se noi guardiamo al nostro mercato, noi abbiamo un sistema industriale fatto da piccole e medie imprese, ce ne sono circa 5 milioni guardando dati Istat. Di questi 5 milioni, quelle che hanno la capacità di competere su scala internazionale, quelle che sono chiamate dalle banche, loro finanziatrici cosiddette large corporate, sono circa 25 mila, quindi veramente una frazione molto residuale rispetto al totale del panorama delle nostre piccole e medie imprese. Quindi noi dobbiamo darci l'obiettivo come sistema paese e le istituzioni finanziarie che veicolano i risparmi verso l'industria, dobbiamo darci l'obiettivo di aumentare questo numero di large corporate, questo numero di aziende grandi che abbiano la capacità di competere su scala internazionale, perché poi quando si lavora sui mercati internazionali ci si confronta con aziende cinesi, con aziende americane, con aziende inglesi, tutte che hanno una taglia sicuramente diversa rispetto alle nostre aziende italiane. Ecco, il capitale di rischio in questo senso diventa strategico. Perché? Perché probabilmente per il futuro finanziare la crescita per una piccola media impresa attraverso il debito bancario sarà sempre più difficile. Noi sappiamo che a valle dell'introduzione della normativa di Basilea 2 è stata definita una relazione diretta tra quanto credito eroga una banca alle imprese e quanto capitale deve detenere l'istituto di credito come dire, in pancia. È chiaro che gli istituti di credito nostri adesso sono ben capitalizzati, ma non potranno erogare credito all'infinito, perché per far così dovrebbero aumentare la loro dotazione di capitale proprio. Quindi è necessario attivare questi nuovi strumenti attraverso cui le aziende italiane finanziano la loro crescita non solo con il debito bancario, ma anche con il capitale di rischio. Chiaramente per far questo serve anche un'evoluzione in termini di maggiore maturità da parte degli imprenditori, di chi esercita il mestiere dell'impresa. Nel futuro dobbiamo immaginarci delle aziende un po' meno a trazione familiare, un po' più a trazione manageriale e con appunto la presenza di investitori istituzionali che diano quella linfa, quella capacità finanziaria che serve per fare tutti gli investimenti necessari oggi a crescere e a competere su una scala Ecco, l'Italia però è internazionale. sempre stato un paese bancocentrico, quindi che ha basato tutto il finanziamento alle imprese sul sistema bancario. Questo è difficile da riuscire a cambiare, nonostante ci siano tutte queste varie forme di finanziamento alternativo, o già si sta muovendo? Ma allora, diciamo che
se uno guarda l'impresa tradizionale, quella che è nata prima degli anni 2000, sicuramente questo legame al sistema bancocentrico è ancora fortissimo. Oggi mi sono incontrato con un imprenditore nato alla fine degli anni 80, per lui la banca e le banche sono l'unico sistema di approvvigionamento di capitali. Per le imprese invece che sono nate dopo gli anni 2000, invece sono in realtà che hanno vissuto come diciamo in pieno la crisi del 2008, è chiaro che la ricerca di capitali è diventata una norma usuale di tutti i giorni, quindi la ricerca di capitali, anche capitali di debito attraverso forme di fintech o anche forme meno tradizionali. E devo dire che sono grazie a loro che sono nati e si sono evoluti alcune delle forme di finanziamento alternativo che oggi vanno per la maggiore, che sono i mini bond e il cosiddetto invoice trading, no? E il mini bond ormai è un mondo che comincia ad avere una discreta dimensione. Stiamo parlando sempre di piccole realtà, perché se noi pensiamo che la Banca d'Italia classifica come finanziamenti alle imprese un importo di circa 1.200 miliardi e i mini bond oggi sono 2 miliardi e 2, quindi stiamo parlando, come dire, di una cosa molto piccola, però come ci sono già più di 300 società che hanno, come dire, utilizzato il canale dei mini bond per andare ad approvvigionarsi di capitali di debito per finanziare l'attività. Poi c'è il mondo dell'invoice trading, quindi sostanzialmente aziende che anziché portare la fattura in banca e farsela scontare, la cedono con forme di prosoluto a queste piattaforme di crowdlending, e già qui si parla di una dimensione di quasi 1 miliardo di euro. Sono piccoli esempi, però 4 anni fa non esistevano, quindi il mondo di mini bond è nato 5-6 anni fa, diciamo in maniera consistente, e adesso sta cominciando a prendere piede, e prende piede sia presso le imprese che anche presso gli investitori, anche i risparmiatori di una certa consistenza, che vedono questo come l'unico strumento interessante per prendere portare a casa un rendimento che sia come dire un po' decente, perché sennò, come diceva prima il nostro amico, alla fine uno deve dare i soldi, diciamo, a sconto pur di mantenere la sicurezza, ma dando i soldi a sconto, certo io non faccio il bene della mia famiglia. Quindi diciamo le forme di crowdlending, di trade invoicing e di mini bond sono queste nuove modalità di raccolta di capitale di debito che sta cominciando ad avere un discreto successo. Quindi questo, e lo si vede come strumento prevalentemente per le imprese giovani, ecco, più che per le imprese, come dire, medie o medio grandi, ecco. Certo, lo sviluppo tecnologico ha notevolmente incrementato queste forme di raccolta di capitale di debito. Assolutamente. Il private debt, come si chiama, raccolta del capitale di debito, è stato molto guidato da una serie di iniziative di fintech, di nuove startup tecnologiche che stanno cercando in qualche modo di, fatto 100 il totale di quei 1.200 miliardi che eroga il sistema bancario sotto forma di credito alle aziende, di trovare un loro posizionamento, una loro quota di mercato, di riuscire a rubare un po' di quota di mercato alle banche. E devo dire che ha un grande senso, appunto per quello che dicevo prima, perché le banche nel futuro faranno sempre più fatica ad andare oltre una certa soglia nel finanziamento alle imprese. Dall'altra parte, il messaggio che sta passando adesso un po' sul mercato è quello per cui queste forme di private debt siano in qualche modo meno rischiose rispetto all'attività di private equity. Ecco, su questo dobbiamo fare chiarezza, nel senso che quello che è importante è valutare il rischio di controparte, cioè il rischio dell'azienda che andiamo a finanziare, ed anche avere ben chiaro quali sono gli strumenti che utilizziamo per valutare questo tipo di aziende. E devo dire che francamente in Italia forse abbiamo più storia sulle operazioni di private equity, cioè di finanziamento di apporto di capitale di rischio a piccole e medie imprese, piuttosto che di finanziamento diretto sotto forma del debito. Quindi io credo che queste operazioni di private debt nel futuro andranno a svilupparsi. Francamente
non vedo uno sviluppo importante come lo vedo magari nell'area del private equity o del venture capital, ma soprattutto sarà necessario sviluppare tutto il corollario degli elementi necessari per gestire questa nuova industria, e quindi mi aspetto che la normativa si rafforzi nel futuro per evitare anche casi di frode che inevitabilmente nei mercati nascenti tendono a svilupparsi, ma che si sviluppano anche meglio gli strumenti con cui valutare queste aziende a cui i risparmiatori direttamente forniscono credito. Ecco, le piattaforme e le fintech dovrebbero diventare un po' anche i certificatori di quello che è il merito creditizio delle controparti su cui si va a investire. Per far questo però dovranno essere soggette a delle normative simili un po' a quelle che guidano l'attività creditizia delle banche. Insomma, ci sarà uno sviluppo di questa industria che passerà per diversi driver. In effetti i punti critici sulla valutazione delle imprese effettivamente si presentano, oppure sui controlli che possono essere fatti, ma poi lei citava anche sulla mentalità degli imprenditori a cercare di essere trasparenti nella presentazione dei piani di business. Quello sicuramente. Diciamo che, come ha detto prima giustamente Maurizio, qui siamo di fronte a una situazione dove nel mondo del private equity abbiamo una storia consolidata di gente che sa valutare le aziende per il rischio che prendono, che è il rischio di capitale, quindi il rischio di perdere il 100% fa parte ed è connaturato con l'investimento. Dall'altra parte invece abbiamo delle modalità attraverso le piattaforme di crowdfunding a livello di debito, abbiamo invece una forma un po', diciamo, forse più nuova, ma di non c'è questa capacità, come dire, così diffusa di valutare il rischio di un finanziamento che poi deve essere restituito nel giro di 3 mesi, 6 mesi, un anno. In più c'è qualche imprenditore che, diciamo, il giochino sporco l'ha fatto di presentare la stessa fattura su 3 piattaforme e di farsi finanziare 3 volte la stessa fattura. Quella è avvenuta e ad oggi, diciamo, dei sistemi di contromisure cominciano a crearsi, ma si stanno creando adesso, mancano ancora, quindi è un po' un effettivamente un mondo che è in divenire questo. Quindi se dobbiamo vedere le prossime sfide, ma parliamo delle sfide intanto del 2020, che è l'anno che sta arrivando, e poi vediamo anche in futuro cosa ci può essere. Ma allora, devo dire che il 2020 è domani, e però ci sono già degli operatori finanziari sul mercato italiano che si sono ben attrezzati sia quest'anno che già nel 2018 per cominciare ad offrire sul mercato questi strumenti di investimento alternativi che consentano ai risparmiatori di finanziare le buone aziende del nostro paese. E ce ne sono tra questi alcuni addirittura che nel loro piano industriale hanno scritto che una quota rilevante fino al 15% del proprio portafoglio prevedono di indirizzarlo su queste forme di investimento. Non sono numeri campati in aria, perché oggi questo mercato degli investimenti alternativi in Italia vale veramente alcuni, come dire, alcune virgole percentuali, ma negli Stati Uniti equivale a circa il 10% del totale degli investimenti degli americani. Quindi io vedo un percorso che inizia proprio nel 2020 di collocamento di questi strumenti e che si svilupperà inevitabilmente nel tempo, un percorso che sarà segnato oltre che dall'incremento della proposizione da parte delle istituzioni finanziarie di questi prodotti di investimento alternativi, anche e soprattutto dallo sviluppo dell'industria che sta dietro a questi prodotti. Quindi saranno sempre più importanti e si svilupperanno sempre di più sul mercato italiano quegli operatori che valutano la bontà delle aziende, quegli operatori che costruiscono dei piani di crescita per le aziende che abbiano un potenziale per competere su scala internazionale, che accompagnino le nostre aziende a quotarsi sui mercati, che le accompagnano nei processi di internazionalizzazione. Quindi vedo proprio un'industria, una filiera che nel futuro tenderà a svilupparsi a partire già dal prossimo anno. Quindi insomma siamo all'inizio di questa industria, quindi tutti i giochi sono aperti. Sì, in più l'anno prossimo avremo il ritorno dei fondi PIR sul mercato degli investimenti azionari quotati,
perché quest'anno 2019 è stato un anno in cui i fondi PIR sono rimasti bloccati perché la normativa di bilancio, diciamo, che è stata introdotta con la legge di bilancio dell'anno scorso per via dell'obbligo di investimento nel venture capital, praticamente ha bloccato questo intero comparto, al punto che l'anno scorso erano stati raccolti fino al 31/12/2018 19 miliardi e oggi sono, in realtà non solo non se ne sono raccolti, ma sono addirittura scesi. Le stime parlano di 17 miliardi e 9 di fondi ancora operativi, quindi un miliardo si è ritirato dal mercato dei PIR. La normativa che verrà introdotta e che è stata già votata sulla base di un emendamento di bilancio alla Commissione della Camera, è stato approvato a livello bipartisan, prevede la cancellazione di tutti gli obblighi di investimento nel venture capital che erano stati introdotti lo scorso anno e soprattutto sono stati eliminati tutta una serie di vincoli sull'investimento sull'AIM. Quindi questo dovrebbe consentire l'anno prossimo di avere questo comparto di investitori che sarà ancora presente sul mercato borsistico e questo dovrebbe portare, diciamo, grande intensità e di grande dinamicità sui mercati, perché ci saranno dei nuovi investitori che vorranno sottoscrivere azioni nuove, investiranno su azioni vecchie, quindi ci sarà secondo noi un anno abbastanza positivo da questo punto di vista. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Maurizio Primanni, presidente e fondatore di Excellence, e Alberto Gustavo Franceschini, presidente di Ambro Immobiliare. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV.